dei film più faticosi della sua vita, perché va da 20 anni a 60, per cui ogni giorno c'aveva 3 ore di invecchiamenti, di cose, eccetera. Però io poi quando ho visto il film ho pensato dentro di me, dico, ecco qual è il lavoro dell'attore. L'attore deve prendere per mano il personaggio e portarlo a casa propria. E questo l'ha fatto nel mio film, Elio Germano. Poi la faccio venire qua, la nostra musa ispiratrice degli ultimi anni, mia e di Woody Allen, Alessandra Mastronardi. Perché ridi che dicevo che hai fatto i Cesaroni, ridi, che devo fare? Woody Allen. Quindi, no, Elio, ti volevo soltanto domandare, è vero che è stato il film più faticoso? Sì, è stato un film molto faticoso perché, appunto, a parte le ore di invecchiamento, ma anche una fatica emotiva, perché quando si raccontano poi 40 anni, è chiaro che in 40 anni succedono tante cose, quindi succedeva che ci sposavamo, poi succedeva che ci nasceva un figlio, poi succedeva che il nostro figlio ci presentava la fidanzata, e quindi una serie di emozioni tutte insieme ha fatto sì che fosse un film veramente faticoso dal punto di vista emotivo, perché ce ne sono successe tante. E speriamo, appunto, noi con Giovanni erano 10 anni che avevamo voglia di lavorare insieme, per cui Avevamo fatto Che ne sarà di abbiamo fatto voi. Che ne sarà di noi 10 anni fa, per cui Una commedia dove non ci sono corna. Forse il primo film della mia vita dove non c'è un cornuto. Sì, mi bambaleo, cioè. Appunto. L'ha prese tutte le schiamacce le corna di queste commedie. Però veramente è strano perché nella realtà Ernesto e sua moglie non si sono mai traditi, sono felicemente sposati, hanno un figlio, però una storia delicata, veramente molto molto particolare. Siamo anche la signora. Alessandra era una bellissima vecchia, ma la trattavano da vecchia, la truccavano da vecchia, gli dicevo, ma se te sei così bella da vecchia, rimani truccata, perché è bella che no, ma è bella che era giovane, però diventerà bellissima da vecchia. Mi veniva proprio, facevi Eros da vecchia. Vero? Una vecchia fantastica, il nostro truccatore Luigi Rocchetti la faceva, io spero che tu diventi così davvero, da vecchia. Oddio, no, vabbè. La vedrete nessuno. Ma la mia mamma un po', effettivamente. Una bellissima vecchia proprio. Sì, Dicelo sì, papà, dici. sì. Vabbè, così non la metti nelle migliori condizioni, Ma no, questa ma lo sa situazione. lei che Però Woody Allen, può parlare di Woody Allen. Non lo so, no, dico. devo vedere, Giovanni Veronese. Figli di papà lei, che ne No, so. anche perché veramente, cioè io credo che loro non vedono l'ora di vedere questi 9 minuti di film che vi 9 minuti. costerò. Beh, mettendo insieme, poi le hai approvate, quindi ormai L'assassino, cioè me Dio. le hai approvate per iscritto. No, a parte gli scherzi, io credo che loro hanno fatto un meraviglioso lavoro che, diciamo, lavorare con Domenico, con Giovanni, per noi è motivo di assoluta ispirazione. Con il tuo travolgente eloquio hai trasferito anche un senso di libertà che noi sposiamo, perché tu quando sei libero fai dei meravigliosi film come questo. Ma se tu sei d'accordo, non so se vuoi dire due parole per introdurre queste scene, che comunque sono assolutamente autoesplicative, io credo che l'ultima ruota del carro oggi può avere il suo esordio e possiamo avere la percezione di questo pubblico e degli esercenti a cui noi teniamo molto. Sì, sono scene dove si presentano un po' tutti gli attori perché c'è un cast eccezionale, oltre a Alessandra e a Elio c'è un sorprendente Ricky Memphis che ho scoperto essere veramente uno degli attori che mi piacciono di più, delicatissimo, e c'è un monologo che vedrete qui, fantastico secondo me, retroattivo ma fantastico, quelli che fa partire la risata retroattiva. Alessandro Haber che fa una specie di Schifano degli anni Ottanta, un pittore stravagante e strano con cui Elio ha un rapporto, poi Sergio Rubini, gli faccio fare il cattivo e gli ho fatto fare per la prima volta una scena di sesso, ho messo un po' nudo, si vergognava, mi è piaciuta molto quella cosa lì perché più li metto in difficoltà gli attori più mi diverto. E poi un ripescaggio clamoroso, L'Anima di Lazzaro, poi non mi ricordo chi c'è, Io direi. Maurizio Battista che fa molto ridere, Virginia Raffaele, insomma, guardiamo queste scene e poi la Mastronardi parlerà dopo, Sì, c'è un no, monologo da poi fare. c'è il monologo di Alessandro. Vabbè, grazie.